Sapete, io non credo che la filosofia debba servire a qualche cosa, non credo che debba essere orientata ideologicamente, non credo che parta la pratica della filosofia da nessun'altra cosa se non dalla decisione di praticare la filosofia. Se una giustificazione o un senso, uno scopo, un'utilità la pratica della filosofia ha, questo soltanto questa pratica della filosofia lo deve dire, sarà la filosofia a dirlo. Come faccio a decidere prima di fare una cosa il cui senso viene dopo, se una decisione deve essere presa secondo un senso? Mi spiego? Allora c'è qualcosa di assoluto nell'occuparsi di filosofia. La filosofia non si giustifica, forse al massimo si giustifica quando cessa. Quando cessa la filosofia? Quando il filosofo ha smesso di parlare. Infatti è difficile far smettere i filosofi, appena hanno aperto il libro non finiscono più. Perché per un filosofo smettere è un po' come morire. Ora, morire. Morire è un tema molto connesso alla vita, diciamo che è il più connesso che ci sia. Il mio amico e allievo, qui alla mia destra, lo sa benissimo perché se ne è occupato moltissimo attraverso gli studi di Michael Stetter, attraverso gli studi di un poeta tedesco molto interessante come Rilke. Sempre ti sei occupato di questo essenziale nesso che c'è tra la vita e la morte. Però cosa voglio dire qui? Voglio dire che se la decisione di filosofare per forza anticipa il senso del filosofare, bisognerà che noi ci mettiamo d'accordo almeno su una cosa essenziale. Prima si comincia. Da dove si comincia? Si comincia da dove capita. Io quando ero ragazzo, che ero passato una fase molto lunga di innamoramento per il marxismo, pensavo che fosse una cosa vergognosa non prendere partito. Pensavo che se uno non parte come filosofo da un'assunzione di responsabilità per la sorte della società, per tutte le implicazioni di valore, eccetera, eccetera, che ogni prassi ha, avrei fatto, avrei meritato di essere associato a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né furono fedeli a Dio, ma per sé foro. Pensavo che effettivamente qualsiasi discorso filosofico avesse un senso soltanto, lo acquistasse, se partiva da una situazione storicamente determinata, da un'assunzione di responsabilità immediata, diretta, cioè una delle cose nobili del marxismo che commise, se vogliamo attribuirlo al marxismo, non ai marxisti, un mare di nefandezze nella storia, ma a questa nobiltà gli spetta per questo concetto della responsabilità, dell'assunzione di responsabilità, che non è moralistico, ma concreto, pratico, iniziativa, coinvolgimento, spesa, dispendio. Così pensavo che una definizione di valori, di prospettiva, uno sforzo di scegliere, di determinare, definire, giudicare e agire di conseguenza, fosse, dovesse accompagnare la responsabilità filosofica. Un altro filosofo che molto insistette sul tema della responsabilità filosofica e che io praticai per tanto tempo e amo ancora, ed è il mio filosofo preferito, è Edmund Husserl, per il quale la filosofia è proprio assunzione di responsabilità, ma non per cosa? Non per la singolarità della circostanza nella quale bisogna inserirsi e nella quale soltanto ha senso sviluppare qualche cosa di generale, di universale, ma al contrario, la responsabilità filosofica per Husserl è al contrario, la responsabilità per l'umanità, la responsabilità per i valori eterni,
anzi responsabilità nel senso che la responsabilità consiste nel fondare questi valori eterni, in quanto sono eterni nella misura in cui vengono fondati, sostenuti, vissuti. È una responsabilità verso se stessi, come filosofi, e per un'umanità non meglio identificata. Il fatto è che sia Marx che Husserl avevano un pallino fondamentale, cioè quello della scientificità. Erano tutti e due convinti che la forma ideale della filosofia dovesse essere la scienza. Marx fece valere questo concetto della scientificità nei riguardi dei socialisti utopisti, che non erano scientifici, mentre lui sì. Sappiamo da questa scienza che cosa venne fuori. Vennero fuori delle astrazioni tremende come la forza lavoro, la classe operaia, tutte la Arbeitskraft, la forza lavoro, la classe operaia, beh, era un concetto sociologico, ma che veniva proiettato nella prospettiva di un ribaltamento della vita dell'umanità. Quindi erano astrazioni potenti che servivano come miti potenti. Tutti i miti servono ambiguamente per fare cose buone e per fare cose meno buone. Il guaio è che i miti di per sé non ti dicono se la cosa che stai facendo nel loro nome è buona o no. In ogni caso, il riferimento alla vita, come è nel titolo della nostra impresa, per non sviluppare troppo questi aspetti, è quello di considerare la vita come una realtà in sé conclusa, come la totalità delle nostre esperienze. La vita non è una vita, non è le cose che nella vita ci sono, non è forme, diverse forme di vita. La vita è la vita, la vita stessa. C'è un altro filosofo di cui io sono sempre stato innamorato, ma sono stato innamorato di un mucchio di filosofi, che si chiama Dilthey, il quale parla continuamente della vita stessa, das Leben selbst, la vita stessa. La vita stessa è qualcosa di cui lui parla sempre e di cui non dice nulla, perché non si può, perché è una totalizzazione di tutti i possibili fenomeni, di tutte le possibili esperienze nelle quali sta anche lui che parla. C'è quella contraddizione che quello come dire, questo anticipo, questo hysteron proteron, questa anticipazione che viene dopo e questa posticipazione che viene prima, che rende così problematica l'esperienza filosofica. Come si fa a parlare della vita? Si può parlare di una certa vita, della propria vita, della vita degli altri. Si può fare una fenomenologia, una grande descrizione. Sia Husserl che Dilthey parlano di una necessità di descrivere l'esistenza, descrivere la vita. E anche Heidegger in un certo tempo non fa che sistematizzare una lunga esperienza, almeno la filosofia tedesca tra 8 e 900, una lunga esperienza di descrizione della vita. Perché descrizione? Perché c'è questa capacità di fare una fenomenologia dell'esperienza? Anche Marx è un grande fenomenologo dell'esperienza, adotta degli schemi interpretativi molto particolari, per esempio quello hegeliano, la dialettica hegeliana. La dialettica, per merito di Marx, ripresa da Hegel, da Marx, ma per merito di Marx e dei partiti comunisti e socialisti in due secoli, la dialettica è diventata una parola comune e ha preso il posto di quella che prima era la critica. Quando il dominus della filosofia era Kant, la parola chiave era la critica. Con Hegel la parola chiave della filosofia, della capacità di fu la dialettica. La dialettica divenne una cosa comune, popolare, nelle sezioni politiche, in piazza, eccetera, discutevano e c'era, saltava sempre fuori la dialettica. Doveva essere la dialettica materialistica, doveva essere quello che volete, ma insomma, la dialettica. Quindi cosa volevo dire? Volevo dire che
nella esperienza filosofica, in alcune esperienze, perché poi molto, sono molto ampie le esperienze filosofiche di questo secolo, ma in alcune importanti linee c'è questa necessità di una descrizione, parlare della vita. Anche Croce parla continuamente dello spettacolo della vita. Croce crea delle categorie dello spirito che considera permanenti, che viaggiano sopra il livello della storia, che non scambiano più di tanto, sono permanenti. E mentre discute di questo parla dello spettacolo della vita. E diciamo che questa tendenza a parlare della vita come di uno spettacolo, come di qualche cosa di primo e anche di ultimo, senza poterlo però esaurire, nasce proprio dall'abbandono di un abito nella filosofia, nella pratica filosofica, abbandono di un abito dogmatico. Nasce sostanzialmente dopo Kant, e Kant che apre la strada alla filosofia europea nel senso di una libertà della esperienza umana, di una varietà dell'esperienza umana, della necessità di analizzarla, di capirla, i fenomeni. Però il fenomeno l'ha messa in giro proprio Kant, il fenomeno. E in contrasto con un altro concetto fantasma della tradizione filosofica, che è quello della cosa in sé. Cioè, ci sono le cose in sé, ci sono i fenomeni. I fenomeni sono fenomeni, quello che si vede, che va, niente. La cosa in sé non si sa cosa sia, si può pensare ma non si può conoscere, si può immaginare, insomma, qualcosa che non c'è in realtà. Allora, politiche della vita, cosa vuol dire? Io sono disposto a parlare di politica, io ho delle idee politiche, altro che le ho sempre avute, ma se adesso mi metto a difendere il mio partito, a parte il fatto che non c'è più, e non credo di essere particolarmente sfortunato, anzi sono fortunato perché quelli che ce l'hanno ancora li attendono tristi giorni, molto tristi. Il peggio deve ancora venire per coloro che hanno ancora un partito. Invece io non ce l'ho già più e mi sento relativamente libero. Ma parlare di politica è una cosa completamente diversa, è al contrario di quello che è una divisa che ho avuto, cioè che la filosofia non deve servire, deve essere servita. La filosofia bisogna servire, ma la filosofia di per sé non è obbligata a servire proprio a niente e a nessuno. Se lo facesse perderebbe la mia stima, il mio interesse, non me ne occuperei più, oppure me ne occuperei ma gli cambierei il nome. Tu non sei la filosofia, tu sei l'ideologia, tu sei una dimensione culturale nobilissima, importantissima, tanto è vero che io non la abbandono. Io penso lo stesso, anch'io penso politicamente, ma non la chiamo filosofia questa roba. Perché si tende a considerare un problema filosofico il fatto di considerare la vita come una entità oltre la quale non si va e che non può essere totalmente esaurita? Perché si vuol parlare di un qualche cosa che ha quelle caratteristiche di questo genere? Equivale alla pretesa di parlare di Dio, dell'esistenza di Dio, eccetera. No, no, 1000, 2000 anni di discussioni sull'esistenza di Dio. Poi capite, abbiamo smesso di parlare di questo. Sappiamo che più che la salvezza o la difesa di un concetto così vuoto, così iperbolico, così impraticabile come concetto. Il concetto di Dio è un tempo perso, è sicuramente qualcosa che ci svia. Non è Dio che fa, dice, forca, dispa, eccetera. È la nostra fede, se abbiamo fede in Dio. Dio ha senso solo per la fede, quindi è un prodotto di fede. Sto citando Kant, perché se Kant non fosse stato,
saremmo ancora a porci problemi di questo genere. Invece non ce lo poniamo più perché comprendiamo che poi proviene direttamente da Lutero, e Lutero è, piaccia o non piaccia, o io, a me sono più simpatici i cattolici dei luterani, questo per dire. Però piaccia o non piaccia, Lutero ha spostato in maniera molto spiccia e molto potente l'orientamento, il pensiero dei cristiani nel senso della fede e non nel senso della teologia. Anche Heidegger, che era un cattolico, ha considerato importante il lavoro di l'opera di la rivoluzione, la riforma protestante, proprio perché il suo senso è stato che i templi non contano, il tempio l'unico è il cuore dell'uomo, che i ragionamenti teologici sono delle giustificazioni a precu di qualche esperienza non teologica, perché in fondo nella storia del cristianesimo, che fu la forma, il modo originale, innovatore, secondo quale l'ebraismo è entrato nella civiltà greco-romana, ma non è entrato come ospite, così come migrante in cerca di un mondo migliore, è arrivato da padrone, cioè ha creato una realtà assolutamente originale, nuova.